E Sei minuti di lunedì 29 giugno, ancora buongiorno, ancora bentrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione del primo mattino in diretta su Telebari Radio Bari. Beh, lo conoscete bene l'uomo qui al mio fianco, Domenico De Bartolomeo. Oggi però viene a trovarci in una veste nuova perché dallo scorso venerdì è stato eletto presidente di Confindustria Bari e Batto, Una bella responsabilità. Buongiorno e ben Buongiorno, buongiorno a tutti. 080 501 4668 quali sono le priorità secondo voi che dovrebbe avere l'agenda di Domenico De Bartolomeo visto lo stato delle nostre imprese allora potete dircelo chiamando questo numero se avete situazioni da segnalare al nuovo presidente di cui secondo voi appunto, dovrebbe occuparsi come sempre linee aperte e noi adesso proveremo a fare un po' Un bilancio intanto di quella che è stata l'esperienza da presidente dell'Ance e poi soprattutto di quali sono appunto le linee guida di questa elezione, tra l'altro che viene arriva dopo una candidatura unica, nel senso che non c'è stato, diciamo, non c'è stato problema di mettersi d'accordo? Sì, è stata una scelta di maturità della nostra associazione di categoria di Bari perché fin dall'inizio... Si è posto il problema di non creare situazioni di spaccature, di divisioni che poi potevano successivamente creare un intralcio all'attività che dovevamo svolgere. Quindi grande maturità da parte degli imprenditori che hanno voluto fare sintesi e ovviamente anche comunque esaminando il profilo e facendo tutte le critiche del caso. Però poi alla fine diciamo, si è trovata un'intesa sulla mia persona. Io ne sono. Soddisfatto, ho un grande senso di responsabilità su questo e sono grato ai colleghi che hanno saputo veramente dare un segnale importante. E allora io vorrei, prima di andare avanti, ecco qui intanto stiamo vedendo, ringrazio la regia di Federico Semplice di Telebari che ci fa vedere proprio le immagini eh, di, dello scorso venerdì, quando tra l'altro è venuto, è stato a Bari il presidente di Confindustria Nazionale, Giorgio Squinzi, tra pochissimo sentiremo anche le sue parole, che cosa ha detto Squinzi e voi cosa gli avete chiesto? Beh, c'è stata questa bella intervista finale di Squinzi che ha focalizzato il momento del settore, il momento del, eh, del comparto dell'industria. Una cosa bella, molto bella, ha detto alla fine, che è rimasta un po' impressa in tutti quanti, lui ha, ha concluso la sua intervista dicendo «Noi abbiamo bisogno di un paese normale, eh, dateci un paese normale, e le imprese vi faranno vedere che cosa sanno fare». Questa è una frase che sembra una frase scontata, ma in realtà c'è bisogno di questo, c'è bisogno che l'Italia diventi un paese normale come tanti altri paesi dove si fa imprese e dove non ci sono ostacoli all'iniziativa privata. E allora facciamo così, se ce l'abbiamo pronta, sentiamo proprio, noi abbiamo estrapolato davvero 20 secondi di Giorgio Squinzi che ha parlato ai, microfoni, ai nostri microfoni, ai microfoni degli altri colleghi giornalisti, non viene spessissimo, quindi siamo stati particolarmente certo. contenti, contenti di questo, sentiamo le sue parole, credo che siano parole ben augurali per eh, chiaramente il, il suo mandato, sentiamo. Sono stabilizzazioni dovute al job act e così anche in generale, eh, però attenzione perché qui se non ritroviamo una ripresa almeno nell'ordine del 2%, di vera occupazione non ne creiamo. Ecco, le parole ben augurali le abbiamo mandate nel telegiornale di, di venerdì. Allora, appunto, eh, l'occupazione, credo che questo sia uno dei temi fondamentali. Noi. Quasi quotidianamente nei nostri spazi di informazione ci occupiamo di una serie di vertenze anche in terra di Bari. Presidente, Sì, eh, il problema sociale è quello che noi andiamo ripetendo ormai da molto tempo: è il problema maggiore che abbiamo qui. Non si tratta più di eliminare le cose futili, ma qui è un discorso di sopravvivenza. Noi abbiamo una classe di lavoratori, peraltro molto capaci, che hanno grande esperienza, che si trovano in una situazione di grande difficoltà. Noi anche per questo nel programma che, abbiamo, che ho illustrato venerdì faremo diciamo dell'attività anche su questo discorso. Noi come Confindustria abbiamo sempre fatto un'attività di affiancamento per gestire la parte sindacale. Adesso dobbiamo cercare di entrare anche nel merito invece della parte proprio strutturale. Dobbiamo capire se siamo in grado noi di fare delle proposte anche di queste vertenze per riconvertire gli stabilimenti, capire come fare a sopperire a questa emorragia di lavoratori che vengono espulsi dal mondo del lavoro e che ovviamente vivono una situazione di disagio anche Psicologico nei confronti delle proprie famiglie. Ecco, a proposito di riconversione, parliamo spessissimo dell'avvertenza dell'OM Carrelli. Lì ci sono al tavolo due, due proposte importanti: quelle di un fondo di investimento americano e quello della. Sandretto e appunto lì per esempio si parla di riconversione. 080 501 4668 se volete intervenire in diretta con noi, siamo in compagnia di Domenico De Bartolomeo da poco eletto presidente di Confindustria, Bari e BAT. E allora eh, presidente lei ha fatto appunto, è vero la campagna elettorale non è stata all'insegna delle polemiche ma è stata all'insegna del, del confronto con le aziende, lei ha girato tanto, che situazione ha trovato? Dunque la situazione della nostra provincia è una situazione comunque sicuramente molto variegata, ma con grandi situazioni di eccellenza. Abbiamo in Confindustria un po' tutto lo spaccato delle aziende, abbiamo tutte le grosse aziende che sono anche molte localizzate nella zona industriale nell'Asi di Bari, abbiamo una serie di piccole e medie aziende, poi abbiamo anche una situazione di piccole aziende e, mh, abbiamo una forte confindustria devo dire io ho fatto un giro nelle aziende per capire un po quali fossero i problemi e le esigenze e, ovviamente ci sono tante esigenze delle aziende, però il tema ricorrente che veniva posto proprio all'attenzione, quella che era la cosa più odiosa, era appunto il fatto che qualsiasi attività veniva svolta, sia di investimento sia di implementazione delle attività produttive, aveva come primo ostacolo la burocrazia, il fatto che le procedure amministrative, tecniche amministrative sono molto lunghe, odiose e non, non hanno una certezza della fine. Quindi uno intraprende un percorso e poi alla fine viene sfinito, no? viene preso per stanchezza. Ecco, a proposito di questo lei ha usato un'espressione eh, la lentocrazia, no? Bisognerebbe combattere in qualche modo eh, questa burocrazia un po' lumaca cosa si può fare a livello locale? A volte sembra sempre che il, il governo di questi meccanismi sia distante da noi invece eh, agli amministratori locali che cosa si può Beh, dire? Ehm, io ho parlato in maniera chiara appunto venerdì, anche perché c'era poi in concomitanza l'insediamento del presidente della regione, Michele Miniano, c'era il sindaco come prima cosa ci vuole un rapporto leale tra istituzioni e imprenditori, questi tavoli che spesso vengono fatti solo per svolgere degli adempimenti, no? anche questo diventa ulteriore burocrazia, devono essere tavoli invece dove si ragiona senza preconcetti e si deve ragionare nel merito per fare in modo di snellire queste attività. Noi abbiamo immaginato di strutturare proprio un'attività all'interno di Confindustria che possa monitorare queste attività, queste pratiche amministrative. Eh, e poi sembra strano un po', però chiederemo appunto l'aiuto anche agli organi di informazione, ai mass media, perché devono dare poi il giusto risalto a coloro che operano correttamente, a quei funzionari che si assumono le responsabilità e invece bisogna stigmatizzare quei comportamenti che sono comportamenti di ostacolo. Non eh, sicuramente o non sempre soltanto per malafede, ma anche probabilmente per paura di mettere una firma. Ecco, infatti questo è un tema che ricorre spessissimo, ne abbiamo parlato diverse volte quando lei è venuto a trovarci come presidente dell'Ance. Eh, spesso no, gli imprenditori lamentano una sorta di paralisi degli atti perché ci sono tanti dirigenti appunto, che hanno paura di prendersi delle responsabilità legate anche appunto, a una serie di in max inchieste che ci sono state. Come si può risolvere questo problema? Cioè, si, si comprende questo timore oppure voglio dire, se questi dirigenti sono pagati per firmare è giusto che lo facciano? Beh, allora, eh, bisogna essere sempre molto corretti nell'esaminare questi problemi. Eh, L'Italia ha fatto della complicazione e delle cose complicate un suo modo di essere. Forse per alcuni anni si è pensato che eh, una nazione... Contrasta magari la corruzione, contrasta i comportamenti non corretti attraverso diciamo, una situazione di grande complicazione, di grandi passaggi burocratici e di spezzettare le responsabilità. Quindi questo è il primo problema che sta proprio nelle leggi, nel fatto che appunto noi abbiamo una innumerevole. Eh, legiferazione che ha determinato questi problemi. Poi è chiaro che ci vuole anche una preparazione specifica, ci vuole che il funzionario sia preparato e quindi supplisca con la preparazione a queste difficoltà. In ultimo c'è sempre questo timore. Il timore soprattutto io oh, sono stato quattro anni, sono ancora rappresentante del settore e viene avvertito soprattutto nel settore delle costruzioni. Questa paura, questo rischio da un lato che facendo degli errori si possa incorrere in dei problemi penali e dall'altro che magari nel rapporto con l'imprenditore si possa cadere appunto in situazioni di commissioni. Se mettiamo queste tre cose insieme ovviamente la situazione diventa molto complicata e quindi coloro che nel tentativo di coprirsi un po' dai rischi eh, attano un'attività dilatoria, quindi portano avanti i procedimenti nella speranza che poi un intoppo o qualcosa al di fuori della propria volontà scoraggi iniziative e quindi non si arrivi al rischio della responsabilità. Ahimè, eh, spesso ce lo dicono le, gli imprenditori, sono le 8.16 minuti, siamo in diretta su Telebari e Radio Bari, lo dico a beneficio di chi si fosse sintonizzato adesso, soprattutto sulle frequenze radiofoniche di Radio Bari, siamo in compagnia di Domenico De Bartolomeo, presidente di Confindustria Bari e BAT. vi ricordo anche che se avete voglia di intervenire potete chiamare lo 080 501. 4668. Allora, eh, Presidente, lei avrà appunto diciamo eh, avuto eh, occasione di conoscere tante imprese, tante le conosceva già facendo un po' una panoramica della provincia di Bari forse abbiamo una telefonata però poi le chiederò se ci sono, quali sono i settori di eccellenza quelli che vanno e che quindi hanno bisogno diciamo di un supporto per altre cose forse per fare ulteriori salti di qualità e chi invece è proprio alla canna del gas però prendiamo prima una telefonata sentiamo i contributi dei telespettatori pronto Pronto, buongiorno. buongiorno. Allora, vorrei chiedere al presidente: ma lei si rende conto dello sfascio che c'è nel mondo, nella città di Bari? E tutto quanto sta andando a rotoli. Per mio, a mio parere, da quando è venuto l'euro, noi siamo, siamo le pezze, diciamo così in parole povere. Sì. E poi il commercio, l'industria, che cos'è questa? che cioè, gradatamente si deve riprendere? Qui non si riprende più niente, glielo dico io, glielo garantisco. Grazie, signora, grazie Com mille per, per il suo intervento. 501 868 se la pensate come la signora o se siete un po' più ottimisti ditecelo e intanto voi la pensate come la signora squinzi che ha detto c'è la ripresa Beh, la, è... la cerchiamo con l'umicino? eh sì la signora interpreta effettivamente un po' quella che è la sensazione che serpeggia che è purtroppo un dato molto preoccupante nel senso che veramente ci sono dei timidissimi segnali di ripresa che sono i primi segnali, diciamo, che potrebbero, ma veramente bisogna sforzarsi, in realtà noi siamo ancora in un momento di recessione, quindi da questo punto di vista la signora ha ragione. Purtroppo noi non possiamo però arrenderci alla considerazione che non si possa fare nulla, anche perché vengo un po' anche alla domanda di prima. In realtà poi eh, avendo girato le aziende, ma conoscendo un po' le nostre aziende, abbiamo una serie di di situazioni veramente di, di grande eccellenza, noi abbiamo dei settori tipo l'agroalimentare, la stessa meccanica con alcuni suoi settori di eccellenza, come la meccatronica. Devo dire che sta avendo un buono sviluppo la sanità, devo dire che ci sono ancora altri settori, il turismo anche, il turismo ha avuto un grande marketing e questo bisogna dare atto anche all'amministrazione regionale, non ha sicuramente ancora un ritorno molto diretto di PIL, però il turismo è uno di quei brand, insomma uh -huh. la Puglia viene riconosciuta in tutta l'Italia, quindi bisogna partire dalle eccellenze, da quelle aziende più sane, primo perché facciano formazione, e che proprio determinino anche in una serie di altre aziende una sorta di emulazione, no? perché poi alla fine l'organizzazione serve, se un'azienda è organizzata, rispetta le regole, è un'azienda che fa molta formazione, tende a fare sicurezza, eh, poi alla fine sul, sui mercati anche nazionali, internazionali queste aziende prevalgono, quindi non bisogna eh, diciamo abbattersi e fare la considerazione che non si può fare più niente bisogna partire dalle aziende più sane e bisogna andare incontro alle aziende invece che danno dei segnali di ripresa ma sono in grande difficoltà su questo noi adotteremo diciamo, tutte quelle accorgimenti quelle possibilità di affiancare queste imprese per fare definitivamente un salto poi Diciamo, quello che ha determinato l'Europa è sempre molto controverso, no? Io penso che. In questi che però, giorni, insomma, il dibattito eh, greco eh, ce lo insegna A questo punto, però, non penso che noi possiamo fare un passo indietro. La vedo molto complicata da parte nostra. Ecco, a proposito, invece delle imprese, che cioè, ci sono certamente delle aziende, delle situazioni che sono davvero al limite della, della sostenibilità. Ce ne sono qualcuna in particolare, qualche situazione in particolare che la preoccupa o qualche settore in particolare? Beh, devo dire, e purtroppo mi dispiace dirlo, il settore che ancora dimostra, d'altronde, la Banca d'Italia nei dati è stata impietosa, il settore che ancora dimostra una situazione di stagnazione, purtroppo il settore dell'edilizia, il settore dell'edilizia che ha sempre questo problema, viene visto come un settore capace soltanto di generare tasse, di generare gettito per lo Stato e ancora non vi è la comprensione che il settore delle costruzioni è quel settore che se con investimenti chiari da parte del governo e con semplificazioni appunto burocratiche o con incentivi o con riduzione appunto, delle tasse potrebbe dare quel, veramente quel volano per far ripartire l'economia. Purtroppo il settore delle costruzioni vive ancora un momento di stagnazione. Per essere molto positivo dobbiamo dire che comunque qualche piccolissimo segnale per quanto riguarda i mutui, per quanto riguarda le compravendite anche nel settore delle costruzioni si comincia a vedere. Tra l'altro come Ance uno dei suoi ultimi atti prima di questa elezione è stato proprio fare una ricognizione delle opere che sono al palo, quelle che non sono ancora partite, tra l'altro le avete stimate per un numero congruo di, di milioni di euro, avete fatto proprio una ricerca, era credo un programma nazionale di Ance sì, e voi lo avete anche declinato a livello territoriale. Cioè, ed è stata un'iniziativa che sta avendo un grande successo, adesso ovviamente questa che era un'iniziativa generale sta avendo una serie di diramazioni, per esempio c'è un'attività in corso, noi proprio qualche giorno fa abbiamo fatto una lettera di nuovo a tutti i comuni, perché, siccome si è dato un primo stralcio all'attività che riguarda le scuole, quindi un finanziamento su 5.000 cantieri per le scuole, eh, in questo caso c'è il fatto estremamente positivo che si vada in deroga al patto di stabilità. Quindi, questo consentirebbe non solo di realizzare le opere, ma di anche riuscire a far pagare le imprese velocemente. Quindi, questa è un'attività molto corretta che si è fatta noi dicevamo da tanto tempo che era il caso di fare una ricognizione delle opere cantierizzabili perché molto spesso quei soldi ci sono ma noi non siamo in grado di fare in modo di cominciare le opere eh, non c'è un incrocio diciamo tra domanda e offerta per dire un termine che non va proprio benissimo ma rende forse un po' l'idea e allora vi ricordo ancora una volta che siamo in compagnia di Domenico De Bartolomeo presidente neo presidente di confindustria barri e batte si può intervenire chiamando il 501 4668 siamo in diretta a radio tv come ogni mattina eh, presidente volevo chiederle un'altra un'altra cosa eh, lei diciamo in questa adesso insomma il suo mandato Durerà un pochettino, diciamo, chissà che, che non sia soltanto... anni, anni. E chissà che non sia soltanto unico. Facciamo così: prendiamo la telefonata, poi, poi gliela faccio la domanda, pronto? Buongiorno, Buongiorno. Eh, senta, non so se sono in tema però sì. siccome ho avuto modo di conoscere la personalità diciamo, del, <ride> dell'ospite eh, diciamo mi fido di lui, poi abbiamo avuto un incontro in Sant'Anna per tutto lo sviluppo di quel comparto eccetera. non so se è prematuro anche dire ma mh, per quanto riguarda la, diciamo, la fattibilità di quel sottopasso famoso che sblocchi quell'imbuto sì. di Sant'Anna eh, può darci qualche speranza ora che diciamo e anche in un posto ancora più prestigioso di quanto non fosse prima, quello che occupa adesso il dottore Bartolomeo. Perché sì. mi scusi se aggiungo questo, sì. in virtù della, diciamo, della nuova sede regionale si sta aprendo un sottopasso, però se si pensa che lì mh, ci stanno abitando tante persone, c'è solo una via sì, sì, di che eh, al permetta alle persone di eh, diciamo, uscire, è un imbuto insomma. Eh, sì. con potenzialmente 20.000 abitanti è ancora incredibile pensare che si possa aprire anche quel sottopasso so che ci sono complicazioni ma vorrei qualche speranza in più grazie, grazie, grazie mille e Beh, un ritorno alle origini che le chiede ah, la telespettatrice non so se ci può rispondere ringrazio la signora certo io eh, non abbandonerò sicuramente il settore dal punto di vista di seguirlo da... questo è uno dei casi appunto di burocrazia nel senso che lì ci sono stati un po' Una serie di attività anche contrastanti una con l'altra. Una cosa mi sento di dire per averlo diciamo, eh, seguito proprio in questi giorni: c'è una grande attenzione in quella zona. Mi risulta che il nuovo presidente della regione insieme al sindaco si sono recati sul, sul posto proprio qualche giorno fa. Quindi sicuramente quella diventerà una delle zone su cui si è puntato. E bisogna avere ancora un altro po' di pazienza, però poi sicuramente quelle maglie saranno maglie che vedranno uno sviluppo e un collegamento opportuno perché non possono rimanere in questa situazione. Bisogna avere ancora un po' di pazienza perché ci sono una serie di cantieri in corso e perché si stanno facendo una serie di approfondimenti appunto sulle pratiche amministrative, ma io sono convinto che c'è la giusta attenzione per arrivare alla soluzione di quella zona della città che diventerà un po' il futuro della città? Beh, speriamo, insomma, è ora per i residenti che attendono, i residenti o i mancati residenti, quelli che ancora non si sono trasferiti, che attendono veramente da, da tempo. Un'altra telefonata in linea, pronto? Eh, sì, buongiorno. Buongiorno. Eh, è un consiglio e una domanda sette al dottore. Se un giovane si dovesse trovare, come ce ne sono tanti, in difficoltà per trovare il lavoro, quindi gente disoccupata, eccetera, se un giovane dovesse decidere... Di mettere su un'azienda chiaramente partendo dal piccolo, insomma. Sì. E lei, dottore, consiglierebbe questo giovane o lo sconsiglierebbe? Mm, grazie, grazie, grazie mille per il suo intervento. Beh, immagino insomma che darebbe no, una forza. sono particolarmente contento di questa domanda perché forse è un tema che il dottore, l'ascoltatore, ha anticipato. Allora, noi riteniamo che. Proprio questa sia una delle attività specifiche che noi faremo all'interno di Confindustria, nel senso che noi riteniamo che le idee in questo momento sono fondamentali. E rivolgeremo un'attività proprio ai giovani. Confindustria deve diventare la casa delle idee e di coloro che vogliono intraprendere un'attività imprenditoriale. Noi già abbiamo messo su un'attività che consente alle start-up di essere affiancate, si possono iscrivere a Confindustria a costo zero, ma noi riteniamo di fare ancora di più. Proprio cercheremo di raccogliere le idee. Fra queste idee ne sceglieremo alcune, ne sceglieremo molte per fare in modo che vadano avanti. quindi sicuramente questo è il futuro questa sarà un'attività specifica che noi faremo perché le fughe di cervelli no? come si dice sempre è un fatto odioso noi dobbiamo fare in modo che i nostri giovani che sono veramente il futuro ma sono anche nel, in confindustria i giovani stanno dando quel quid in più, quella possibilità in più, perché stanno portando una mentalità diversa. I giovani devono poter venire in confindustria e saranno assolutamente affiancati e faremo in modo che le idee corrette, nuove, innovative vadano avanti. Ecco, a proposito di questo, mi ricollego alla domanda del telespettatore. Lei sta pensando a qualcuno che le affianchi in questo lavoro di, di governo? Cioè qualcuno che le aiuterà? Beh, sicuramente sì, nel senso che adesso gli ulteriori adempimenti non sono assolutamente finiti, nel senso che noi abbiamo eh, eletto il Presidente, abbiamo attraverso sempre in assemblea un'elezione eh, eletto i quattro componenti aggiuntivi del Consiglio generale. Adesso viene la parte più strutturata dell'attività che devo fare, nel senso che io devo definire le vicepresidenze, devo definire... Il Comitato di Presidenza, devo completare la squadra del Consiglio generale, devo definire le deleghe. Dobbiamo definire le deleghe. Sono molto fiducioso però perché veramente ho, eh, mi hanno affiancato tutti gli imprenditori con grande lealtà, senza assolutamente invadenza, veramente senza pensare a, a posti o a poltrone. cioè Devo dire, da questo punto di vista, ringrazio gli imprenditori, l'ho fatto pubblicamente, ma lo faccio ancora adesso. Abbiamo una classe imprenditoriale veramente matura che pensa soltanto al bene delle imprese e non sta pensando a fatti personali. Nel mese di luglio dovremo definire la squadra e l'assetto definitivo per mettere poi in campo tutte le attività diciamo, per, uh, di pianificazione del programma. 080 501 468. Abbiamo ancora pochi minuti in compagnia di Domenico De Bartolomeo, presidente di Confindustria Bari e Batta. Ancora pochi minuti per eh, definire quali sono le priorità. Lei ha presentato comunque un programma, mh, ci dica un po' diciamo le, le linee guida di questo programma in pochi minuti. Sì, allora diciamo che c'è il programma è un po', programma complesso, e comunque. che Pone su molti punti. Abbiamo parlato di Fiera del Levante, abbiamo parlato di diplomazia, abbiamo parlato di internazionalizzazione. Abbiamo una specifica attività che riguarda il fatto che non si contamini l'economia buona e quindi la lotta alla criminalità. Abbiamo appunto questo tema delle idee, delle start-up. Eh, quindi questa attività che deve avvenire dentro Confindustria. Abbiamo ovviamente una riorganizzazione da affrontare che riguarda un po' il tema di Confindustria nazionale, quindi dovremo anche ragionare con le territoriali della Puglia per fare in modo di ottimizzare i nostri rapporti, perché si sta andando sempre più verso una razionalizzazione delle Confindustrie provinciali, che devono trovare appunto nella Confindustria pugliese un'unione, quindi anche su questo abbiamo fatto una specifica attività. Poi Ovviamente, abbiamo tutta una serie di attività anche specifiche che riguardano i settori. Ci sarà un grande coordinamento che riguarda le sezioni, perché noi abbiamo tutte appunto, queste sezioni all'interno di Confindustria e quindi c'è bisogno sempre di interdisciplinarità. Abbiamo da fare un piano anche di riqualificazione, di rigenerazione, ci vuole un corretto rapporto tra pubblico e privato. Noi riteniamo che la riqualificazione delle città, che debba appunto ridare qualità alle città, la telefonata di prima, no? la signora ha fatto anche un riferimento alla qualità scarsa delle nostre città. Su questo tema si può fare tanto, c'è un'attività specifica anche a livello governativo che va implementata. Noi riteniamo che con un corretto rapporto pubblico e privato, con investimenti pubblici e con investimenti privata, privati, si possa ridare diciamo, anche decoro e dignità alle città. Un'altra telefonata, credo l'ultima, di questo spazio. Pronto? Sì, buongiorno. Sì. Eh, una domanda e un consiglio. Ho chiamato anche prima, sì. vedo che i consigli possono servire. E volevo chiedere al dottore, ma eh, è giusto secondo lei? Probabilmente mi risponderà di no, però ecco un consiglio come fare sì. allora. Se un giovane non è più neolaureato, non ha un'esperienza lavorativa, per sì. un motivo, cioè non ha le aziende chiedono devi essere o neolaureato o avere un'esperienza magari di almeno di due anni. Sì. Come si fa a iniziare a lavorare? Eh, questa è una bella domanda, grazie grazie mille per il suo intervento. Beh, io sono molto colpito da... perché poi in realtà effettivamente si fanno dei ragionamenti molto puntuali. Ecco, noi su questo, ed è un altro tema un po' del programma, abbiamo fatto un approfondimento ed è, ed è un problema reale nel senso che se non sei neolaureato, se non hai altre esperienze, ovviamente è più difficile approcciare il mondo del lavoro e qui dobbiamo ovviamente dare noi una mano la deve dare Confindustria, la deve dare anche con tutte quelle nostre altre società, altri organi come possono essere appunto nel settore dell'edilizia il Formedil oppure il Cerset, ecco noi dobbiamo fare formazione. Dobbiamo essere in grado di fare formazione specifica e fare in modo quindi che i giovani si formino per fare determinate attività. Abbiamo anche Confindustria dei grandi rapporti, per esempio sulla telecomunicazione con alcune scuole, abbiamo il rapporto col Politecnico, dobbiamo riuscire a fare formazione più mirata in modo tale da dare ai giovani, quelli soprattutto che non hanno specifica formazione, un minimo di attività formativa che li consenta di approcciare il sistema. Poi è chiaro che. Questo è un compito anche ed è una responsabilità nostra, dobbiamo fare in modo dopo la formazione di mettere in contatto aziende e lavoratori, perché non possiamo soltanto fare la formazione certo. e poi lasciare il ragazzo a, senza a se nessun stesso, a di, di se stesso. Un'ultima questione che tocca due temi eh, importanti, il primo è quello della legalità, lei ha fatto della battaglia contro il pizzo per la legalità, ormai è una bandiera da, da tempo. Eh, le imprese sono spesso soggette, abbiamo visto per le imprese... Ha dei ricatti, abbiamo visto per le imprese DILI, per esempio il pizzo nei cantieri, ma per le imprese culturali spesso gli organizzatori, per esempio, di eventi ci lamentano l'imposizione dei parcheggiatori abusivi, eh, da ultimo siamo stati al Palaflorio, alla rassegna di fumetti, BG, Big ed era pieno di parcheggiatori abusivi che chiedevano 5 euro, 10 euro a macchina. Questo forse è uno dei punti centrali che dà affanno poi agli imprenditori. Certo, noi appunto nel, nel programma e poi nello spot che abbiamo fatto e abbiamo trasmesso in assemblea abbiamo detto che dobbiamo evitare che eh, si contamini la parte sana dell'imprenditoria. Da questo punto di vista io eh, dico sempre che c'è stata un'attività probabilmente nel passato superficiale e quindi dobbiamo crescere culturalmente. Oggi abbiamo il vantaggio veramente che la magistratura, le forze di polizia, la prefettura... Hanno dato dimostrazione di incidere profondamente e velocemente sull'attività criminale e questo è un vantaggio perché ti dà la percezione che ad un'azione c'è la reazione. Da questo punto di vista, noi dovremmo svolgere una grande attività anche, abbiamo detto nel programma, ora ci dovremo mettere all'opera anche sviluppando uno sportello di aiuto perché dobbiamo fare in modo che coloro che hanno paura si possano rivolgere a diverse situazioni dove possano tranquillamente avere un aiuto da questo punto di vista. E tra l'altro è arrivato anche il nuovo prefetto Carmela Pagano, quindi si apre anche un una fase, positivo, una certo, fase certo, un nuova. Ultima questione invece è la sicurezza. Spessissimo noi abbiamo parlato di furti nelle aziende. Questa Un'altra questione che preoccupa tanto, quindi la macro e la microcriminalità, quel che vessa gli imprenditori. Certo, voglio dire, le due cose sono sempre sicuramente collegate, anche se sono due fenomeni diversi, odiosi tutti e due. Da questo punto di vista noi dobbiamo soltanto cercare di dare un affiancamento alle nostre imprese. Una delle attività che noi avevamo cercato e stiamo cercando di fare anche eh, come Ancio, per esempio, era quella di fare un sistema di telecamere, videocontrollo. questo può essere un'attività molto specifica che è collegata con le forze di polizia, lo si sta facendo anche in zona A, si può dare un controllo del, del territorio una sorveglianza che consenta appunto di dissuadere queste attività Abbiamo un'ultima telefonata in linea Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno. buongiorno Io noto che a tutte le domande rivolte al vostro ospite sì. risponde con una sorta di veri pindarici con poca concretezza sui fatti reali, come l'esempio dei, dei parcheggiatori abusivi che vengono 5-10 sì. Euro, ma una soluzione non l'ha data il suo ospite, sì. la soluzione è da domani facciamo questo, ma i voli pindarici, è, è, è aria che esce dalla bocca, ma infatti non, non avvengono mai, quindi da, sì, facciamo è chiarissimo, il copia e incolla di tutti i vostri colleghi. Non andiamo da nessuna parte, incolla oggi abbiamo entrato a fare tu. Grazie, grazie, grazie mille per il suo intervento. Beh, devo dire che in un certo senso è anche difficile poi sintetizzare in diretta, no, però il series eh, interpreta, diciamo, esempio, magari una sfiducia da, un da, po' generale. Sì, da quel punto di vista, però, non ci sono. Forse non l'ho detto con chiarezza, adesso lo dico in maniera molto chiara: eh, non c'è grande possibilità. Purtroppo, eh, dicevo di discorso culturale, di formazione. Purtroppo noi molto spesso chiudiamo gli occhi e facciamo finta di niente. Bisogna fare le denunce, bisogna denunciare. Nel caso dei posteggiatori abusivi, siccome sono persone che ci sono lì e sono presenti, vanno denunciate, vanno contrastate in questo modo. La criminalità va contrastata mettendo la faccia, andando ai carabinieri e denunciando, anche quando molto spesso le minacce sono velate oppure ci sono dei primi approcci. Questo significa la concretezza. Lei lo ha fatto. Io l'ho fatto e molti imprenditori lo stanno facendo e i risultati sono molto buoni. Quindi la concretezza purtroppo è questa. Mi rendo conto che eh, siamo presi appunto da un sentimento diciamo, di, di voler considerare tutti alla stessa maniera che nessuno fa niente, che tutto è, è irrecuperabile. Però purtroppo in alcuni casi non ci sono mezze misure, in alcuni casi bisogna denunciare. Questo è un. Di e questo è eh, certo questo ce lo dicono spesso le forze dell'ordine quando vengono da noi dicono la denuncia deve partire dal uh, semplice automobilista che si rifiuta di pagare l'obolo per il parcheggiatore abusivo a volte imposto anche eh, abbastanza consistente e denuncia questo è l'unico modo sì, effettivamente purtroppo. per risolvere questo problema diciamo che se denunciano una sola persona magari poi è vittima di un ricatto se denunciano eh, tutte le centinaia di macchine che parcheggiano lì eh, forse qualcosa si può fare allora chiudiamo con questo, con questo messaggio io saluto e ringrazio facendo gli auguri e bocca al lupo eh, a domenico Grazie. di verso Romeo buongiorno a tutti e invece, voi restate con noi perché di auguri e di bocca al lupo. Ha bisogno anche il Bari, e quindi ne parliamo tra pochissimo con Cristian Siciliani. Restate con noi.